Benvenuti al primo appuntamento di Porta Lecce in Piazza Duomo, uno spazio dedicato a personaggi, storie e vicende legati al Salento e a Lecce. Per questo primo appuntamento abbiamo ospite con noi l'Arcivescovo di Zara, Zelimir Pulic. Eccellenza, le sponde dell'Adriatico, le due sponde dell'Adriatico rinnovano la loro amicizia, i loro rapporti. Con questa scoperta, cioè quella di un nuovo reliquiario nella città croata di Nona, che conterrebbe appunto una reliquia autentica di Sant'Oronzo, vescovo di Lecce e appunto patrono anche della città. Cosa comporta questa scoperta? Prima di tutto direi che le nostre due sponde erano attraverso i secoli. Le due nostre sponde erano attraverso i secoli collegate, sia col mare, sia con scambio della cultura, sia con scambio dei scrittori, dei pittori, degli architetti. Così veramente non direi che le sponde del mare si separano, più si collegano. Questo collegamento continua oggi. E come lei diceva giustamente, questa scoperta, cioè non è scoperta per noi è stata questa, però non sapevamo tanto del collegamento di Oronzo con Lecce, anzi abbiamo due reliquie di santi oronzi, uno si riferisce proprio al vescovo di Lecce, la Tecca, sembra dall'undicesimo secolo, che è stata adesso portata quella di Nona. Quella, e invece quell'altro reliquiario di Sant'Oronzo si riferisce a un ronzo che è stato martire in Gallia, non in Italia, 200 anni dopo. Così, adesso almeno facciamo differenza tra due santi oronzi. Quindi questo, diciamo che a questo punto il reliquiario di Zara è certamente come devo dire, può essere certamente escluso dal collegamento con Sant'Oronzo leccese, diciamo così. Sì, sicuramente secondo i scienziati che hanno analizzato un po' sia la Teca sia un po' la storia, non si conosce tanto la storia, sai, è il miracolo che questi reliquiari sono rimasti. Perché lì c'erano incendi, erano le guerre, erano occupazioni, erano terremoti. Grazie a Dio che proprio adesso possiamo parlare di questo importante reliquiario di Sant'Oronzo, protettore della diocesi di Lecce, anzi primo missionario e vescovo di Lecce. Protovescovo, vero? Protovescovo. Ecco, non so se lei abbia un'idea o se ci siano notizie storiche al riguardo, ma com'è possibile che appunto la reliquia di Sant'Oronzo, che pare sia una tibia, vero? Una tibia. Com'è possibile che la reliquia sia finita appunto in Croazia? Credo che qui bisogna veramente dire qualcosa di storici. Potrei fare una ipotesi. In quel secolo, undicesimo secolo, quando la Croazia era un regno, cioè era proprio un regno con il re Krešimiro, veniva un certo delegato di Papa che è venuto lì per fare fondare una nuova diocesi Alba Marittima e di rinnovare la diocesi di Nona. Non io adesso, questa è un'ipotesi, dico, io non escludo che quel delegato ha portato qualcosa alla diocesi, ai vescovi, un dono. Credo che in quel tempo non c'erano doni di materiale piuttosto che un segno, diciamo, e più prezioso segno era reliquiario o reliquie di un santo. Certo. Non escludo questo. Oppure anche in quel tempo si poteva acquistare anche delle reliquie, uno stato, una città era potente tanto quanto possedeva dei reliquiari. E Nona lo era, vero? Era una città molto importante dal punto di vista storico, diciamo, ma anche religioso, se ho capito bene. Sì, vero? Era prima diocesi croata, fondata lì, 1074, allora, cioè rinnovata piuttosto, non fondata. Lì oppure vicino lì risiedevano i re croati, cioè se lì poi anche
Alba Marittima, poi vicino a Spalato, avevano le residenze differenti, però non era uno dei luoghi residenziali dei vescovi croati. E come culto? Dei re croati. Ecco, e come culto invece di Santo Ronzo? Che lei sappia, ci sono notizie storiche appunto su questo culto? Cioè è un culto diffuso in Croazia, quello di Santo Ronzo? Adesso no, non tanto, no. Credo in quel tempo era, perché proprio oggi parlavo. Non troviamo i nomi Ronzo, però abbiamo parecchi cognomi Roncevic, che tradisce un'etimologia. Ronzo da Ronzo, Roncevic radice, okay. Vuol dire che forse nonno era o qualcuno degli italiani antenati era Ronzo, allora discendenti sono Roncevic, che non è tanto diffuso perché abbiamo 4 patroni della diocesi, arcidiocesi di Zadar, che sono anno in anno celebrati. Allora quelli sono, diciamo, attuali, popolari, e gli altri santi sono un po' in declino. Sì. In questo senso credo che cioè non ci sono i nomi e non c'è una grande devozione come qui di Santo Ronzo. E perciò mi è piaciuto di essere qui per vedere questa festa che la gente veramente ammira il suo santo protettore. Noi abbiamo lì, tutte le diocesi hanno i suoi patroni. Io ero 20 anni a Dubrovnik, lì a San Biagio come qui Ronzo. San Biagio che si è fatto santo della cultura. Lì ci sono anche come qui bandiere, ci sono spari, ci sono vesti popolari. Proprio come qui c'è cioè una festa popolare in onore del santo, perché la festa del santo ha creato, come diceva Giovanni Paolo II, spesso diceva la fede che non crea la cultura è morta fede. In questo senso i santi sono un contributo per la cultura, un contributo per l'umanità, e mi piace che Ronzo ha fatto tanto bene qui in Lecce, in queste regioni di Puglia. E auguro che continua a fare così, proteggere e aiutare la gente a trovare un senso della vita. Tutta la Puglia, speriamo, visto che poi ci siamo in qualche modo ritrovati uniti da questo protettore, anche con Turi e con Ostuni, no? Che sì. Hanno appunto Santo Ronzo come patrono. E volevo chiedere questo, dal punto di vista diciamo storico e della cassettina, voi avete in mente di chiedere ulteriori approfondimenti, di farla analizzare da esperti per datare ulteriormente appunto il reliquiario, ma eventualmente anche, perché no, le ossa? Sì. Io ho parlato con Amato, che è stato adesso in Turi per la festa. Cardinale. Perché competenza della congregazione per i santi è di proteggere i santi e i reliquiari. Anzi, se si va a portare il reliquiario dal suo luogo, dove in un altro luogo, in un altro stato, in un'altra regione, bisogna chiedere loro permesso. Loro devono dare il permesso. E in tal senso gli ho chiesto anche se forse sarebbe, dopo tanti secoli, fare, perché la scienza può aiutarci di datare. Dice questo non conta e non è raccontabile perché sono passati tanti secoli. L'importante è che la reliquia si stima, si accetta come, e se non ci sono tanti dubbi non si fa questo. Così. Però diciamo ricerche storiche. Questo bisogna farlo, questo se, da tutti i dati possibili vedere, questo è sicuramente la tecca dell'undicesimo secolo. Questo hanno già e questo nostri, è incontestabile. Questo nostri scienziati l'hanno già detto e poi anche hanno fatto la differenza di quello che si trova in Zadar e in Nin hanno detto che quello di Zadar non si riferisce al vescovo di Lecce, ma piuttosto si riferisce a quello martire di Gallia. E allora in questo senso si potrebbe fare un altro approfondimento. Poco ho sentito dal vescovo Secen, quindi vostro metropolita e vescovo, arcivescovo, che
che intende fare un simposio su questo, mi sembra che questo è molto importante. Sì, un convegno interprovinciale, comunque si è detto, forse anche internazionale, se forse internazionale appunto, per approfondire ulteriormente le ricerche. Storia, ecco, tra l'altro infatti questa scoperta ha portato come primo frutto anche appunto questi rinnovati rapporti, abbiamo detto, tra le due sponde dell'Adriatico, ma anche tra queste diverse diocesi, no? Che sono appunto Turi, ma c'è anche Ostuni di mezzo, e poi c'è ovviamente Zara e Lecce. E questo comporterà probabilmente anche la creazione di un organismo in qualche modo permanente che si occupi di Sant'Oronzo e delle attività in qualche modo a lui. Questo è raccomandabile. Perché i santi sono il nostro tesoro, i santi sono un contributo all'umanità. I santi, come si vede da queste feste, di queste raduni, di queste celebrazioni, portano qualcosa che gli altri avvenimenti non possono portare. In questo senso è veramente raccomandabile approfondire anche scientificamente le loro radici, quello che hanno fatto, hanno contribuito, eccetera. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederle appunto è questa. Noi naturalmente come leccesi ci auguriamo l'anno prossimo di poter festeggiare Sant'Oronzo, magari, perché no, con la reliquia, come quest'anno è successo a Turi. Così come ci aspettiamo magari in dono di un frammento di questa reliquia. Non so se adesso tutto questo è futuribile, mi rendo conto, però è la nostra speranza. Sì. Mi piace questo sentire, però forse non lo faccio sconsolare degli atteggiamenti che la congregazione ha in riguardo. Proprio poco fa parlavo con Cardinale Amato, perché ho sentito questo desiderio, queste voci. Lui dice: per spostamento delle reliquie noi diamo permesso, per frammentare reliquie non diamo permesso, non permettono. Questo è il loro atteggiamento e noi non possiamo fare questo, però per spostare bisogna ottenere permesso a loro. Noi come diocesi non avremo, come anche per questo incontro non abbiamo avuto nessun diciamo problema, solo che abbiamo chiesto la protezione, diciamo, della sicurezza. Anche il Ministero della Cultura croata ci ha dato il permesso, perché senza loro non si può fare niente. E in questo senso, se la diocesi, l'arcidiocesi, se il luogo vuole avere questo, bisogna fare, dico, queste tre cose. Prima di tutto permesso della congregazione, poi permesso del Ministero della Cultura di Croazia, poi anche permesso dell'arcidiocesi. Però io in avanti dico che farò questo se queste due altre istanze saranno d'accordo. Bene, allora ringraziamo l'arcivescovo di Zara, Zerrini Vulpulic, per essere stato con noi e vi diamo appuntamento ad un'altra intervista. Grazie. Grazie a voi e grazie ai spettatori, e saluti tanti cordiali sotto la protezione del vostro grande santo Sant'Oronzo. Grazie.